questa nostra discussione potrebbe affrontare anche un altro tema che non mettiamo mai in relazione con i singoli avvenimenti, e cioè che senso si sta dando alla democrazia del nostro paese. Perché in realtà l'autonomia della magistratura è un grande tema di democrazia, non è solo un tema della funzione dei magistrati e del funzionamento della giustizia. È l'idea che c'è un bilanciamento dei poteri e che nessuno, qualunque sia il suo risultato elettorale, può decidere di far venire meno l'equilibrio tra poteri e quindi la funzione delle istituzioni. Una democrazia come la nostra è fondata sul fatto che ci sono delle istituzioni, dei poteri che si bilanciano tra di loro e che il rapporto fiduciario tra i cittadini e lo Stato è basato sul funzionamento e la credibilità delle istituzioni. Se tu quotidianamente picconi le istituzioni, in realtà determini ciò che in qualche modo abbiamo man mano corso come rischio in questo periodo, cioè che i cittadini pensano che le istituzioni sono delle organizzazioni malefiche contro i loro interessi, e in ragione di questo è giusto dire che i magistrati sono tutti una casta e una corporazione che ha come obiettivo di attaccare la povera vittima di turno, che la loro funzione non è mai una funzione nei confronti delle istituzioni, ma che la Presidenza della Repubblica, nel momento in cui ti richiama, è anch'essa, come dire, mi pare che si usi il termine comunista in quei casi per indicare che altro dalla normalità, che le amministrazioni locali sono tutti dei luoghi che bisogna sottoporre a disciplina perché sennò non fanno lì. E questa sistematica delegittimazione delle istituzioni ha poi dei connotati che noi conosciamo anche nelle materie economiche, perché è esattamente la stessa logica con cui ci si può permettere di dire da parte di chi governa che non bisogna pagare le tasse, perché sono esattamente funzionali l'una all'altra. Se io distruggo l'istituzione e quindi la credibilità per i cittadini dell'assetto istituzionale, posso anche sostenere che non bisogna finanziarlo questo Stato, perché è nemico della funzione di cittadinanza e della logica. Ma se parliamo di noi, parliamo dei lavoratori, dei pensionati, delle persone normali, se non hanno fiducia e credibilità nelle istituzioni, a chi si rivolgono? Qual è la relazione che si costruisce, se non quella che poi abbiamo visto sul piano del diritto del lavoro, per esempio, cioè l'idea che vince il più forte e che il debole in fondo è colpevole di essere debole, per cui perché mai il paese dovrebbe occuparsi di difendere i deboli, di costruire uguaglianza, di fare quelle cose che la nostra Carta Costituzionale direbbe? Vale la logica del più forte, perché nessun assetto di equilibrio è in qualche modo dato. E allora c'è un legame tra questa idea che viene rilanciata oggi della riforma della giustizia, sempre tra quelle virgolette, con il collegato al lavoro, ma c'è un legame quando si sostiene che si deve fare, anche qui virgolette, una riforma fiscale, però non si dice verso chi è diretta e si lascia intendere che in fondo sempre da una parte si sta guardando. E c'è una relazione, e bisognerebbe metterla in relazione, quando noi siamo l'unico paese in Europa che introduce il reato di clandestinità e che in queste ore, in nome della divisione della maggioranza, decide che si può stare in un centro di identificazione per 18 mesi senza aver commesso nessun reato. Perché c'è un'idea per cui la giustizia, se appare, deve essere punitiva o separativa, perché quando si tratta in questo modo i problemi dei migranti c'è una separazione tra il cittadino e i migranti. Se no, se non fa questo, se propugna, come dire, il principio fondamentale, quello che credo che campeggi ancora in tutte le aule dei tribunali, e cioè che la giustizia è uguale per tutti, se fa la scelta
che la giustizia è uguale per tutti, ovviamente non è apprezzata come tale, perché si vuole sancire il fatto che c'è qualcuno che è diverso dagli altri. Questo tema riguarda poi la condizione delle persone, perché noi in realtà abbiamo uno straordinario bisogno di giustizia. Perché noi siamo abituati a pensare che la diseguaglianza, che è ampiamente cresciuta nel nostro paese, la contrastiamo con l'iniziativa sindacale, con la contrattazione, con la mobilitazione, con delle leggi finanziarie diverse da quelle che sta facendo il nostro paese. Ma in realtà un grande contributo sempre alla lotta alla diseguaglianza è venuto dall'esercizio della giustizia, cioè dall'idea che c'è un'uguaglianza dei cittadini rispetto alle quali bisogna dare risposta, e che la discriminazione è un elemento di diseguaglianza, il non riconoscimento di un diritto è un elemento di diseguaglianza. Se, come dire, c'è una responsabilità perché si muore sul lavoro e non la si persegue, di nuovo sei dentro un'idea di diseguaglianza. Allora la giustizia non è solo una funzione rispetto ai singoli interessi che tu porti in giudizio, dalla riscossione del credito alla multa piuttosto che all'incidente. La giustizia esercitata in un modo o in un altro è anche come affronti il tema dell'uguaglianza della condizione dei cittadini nella vita del paese. Se tu sistematicamente questo lo metti in discussione, perché sostieni che tanto i magistrati fanno un'altra operazione e che non c'è una funzione di applicazione della Costituzione e quindi dell'uguaglianza nell'esercizio della funzione della magistratura, non sei solo di fronte a un conflitto tra due poteri, sei al cambiamento della natura democratica del nostro paese.